sulla questione dei rifiuti ci sono interessi consolidati, interessi potentissimi che voi non potete immaginare neanche con la vostra ferita fantasia di capire dove si annidano questi interessi. Io le principali difficoltà non l'ho avuto dalla mafia, che controlla i rifiuti in Calabria, non l'ho avuto dall'imprenditoria dei rifiuti, che è quel potente, ma l'ho avuto dalle istituzioni e soprattutto dalle istituzioni della mia parte politica. I miei peggiori avversari di sindaco sono stati la giunta provinciale e la giunta regionale. Quindi bisogna parlarci con molta franchezza se vogliamo avviare la soluzione del problema, perché sui rifiuti ci sono grossi interessi. Io ho chiesto di essere audito dalla commissione sulle ecomafie. Devo dire che sono stato anche un po' incauto, perché ho rischiato di persona, che non solo ho detto le cose che vi sto dicendo adesso, ma con qualche particolare in più, ma ho lasciato un documento scritto e firmato. Diceva Pecorella, è un programma, sapere che la commissione sulle ecomafie era guidata da Pecorella, perché sappiamo tutti che è Pecorella. Quando io ho detto che qui in Calabria non si muove nulla, solo una cosa si muovono i rifiuti, perché sui rifiuti ci sono interessi della mafia, di una certa imprenditoria e anche della politica, della bassa politica, della subpolitica, che è quella che con i rifiuti ha controllato le società miste, è il primo problema che ho affrontato, infatti il sindaco lo sa. E poi sui rifiuti ci sono gli interessi clientelari di una politica che si vuole eternizzare, di politici che hanno già sulla carta, sanno già sulla carta quanti consensi hanno, perché chiunque si rivolge a questi politicanti corrotti e impresentabili entra in una scheda, entra in un processo informatico e non ve li togliete più da nostro. Perché io personalmente, io mi sono schierato contro la mafia, con nome e cognome, ho fatto la denuncia alla Procura della Repubblica, ho fatto chiudere le scale, sempre a titolo personale, certo era anche sindaco, e chiaro che ho fatto la denuncia alla famosa sindaco, ha un peso maggiore di quello che può fare un cittadino. Ma questo è un discorso sul quale io ci dobbiamo ritrovare. E lui sa come siamo stati ingannati da chi non mi aspettava, da chi non mi aspettava l'inganno. Facciamo siccome è un divieto. La politica è il sistema delle alleanze. Se tu fai una battaglia buona e giusta e la fai da solo, ottieni un risultato. Ma se trovi delle alleanze, non ti avrà. Io ero convinto allora di avere le alleanze della provincia e della regione. Se mi sono ingannato. Facendo gli accordi con me andavo nella stazione e facevo la, ma io non lo sapevo e nessuno mi ha guardato le strade, e devo dire che mi è andata bene, perché avendo sfidato la mafia del territorio e fuori del territorio potevo pagare anche di persone, e io non ho, che dico, sto di oggi vuole fare l'eroe solo per fare l'eroe, insomma, voglio delle responsabilità personali, familiari, eccetera.